Felicità. Leggerezza. Scivolare. E poi per noi profani semplicemente incanto, sfida sull'orlo del limite e perché no, costumi da sogno. In poche parole, pattinaggio artistico su ghiaccio, una disciplina che qui al Circolo Pattinatori Artistici Trento festeggia le sue prime 20 primavere, la stessa età del palaghiaccio frequentato ogni settimana dai quasi 350 allievi dei corsi. Arrivano su questa pista da tutto il Trentino e anche da fuori provincia e non è difficile vedere sgambettare i bambini di 4 anni fino agli adulti più temerari. Punta di diamante è il settore agonistico, che ha laureato decine di danzatori del ghiaccio, non ultime le tre campioncine di casa. I tricolori di Courmayeur del mese scorso, nelle diverse categorie, hanno incoronato con un bronzo Chiara Mattana, classe 2000, ottavo posto per Chiara Cattani, appena un anno in più, e vice campionessa italiana Lara Naki Gutman, appena 12 anni, già prima agli internazionali di Lubiana e atleta della nazionale italiana. Traguardi conquistati su un ghiaccio che richiede sudore, con ore di allenamento in pista e fuori. 2 ore ogni giorno, più danza o ginnastica. Dopo scuola mangio in macchina e vengo qua ad allenarmi subito. Noi cerchiamo soprattutto atleti e bambini inizialmente che abbiano un buon equilibrio e una buona capacità di coordinazione. Insistiamo su elementi di salto o sull'equilibrio per quanto riguarda le trottole e accanto a ciò però curiamo soprattutto la parte artistica e di presentazione dell'atleta. Ma se ai pattini, al ghiaccio, all'evoluzione in pista aggiungi una squadra di 16 pattinatrici che volteggiano non una alla volta ma tutte insieme, ecco a voi il pattinaggio sincronizzato, una disciplina nata 50 anni fa in Michigan, Stati Uniti, e arrivata fino a Trento, dove al Circolo Pattinatori Artistici si pratica da quasi 20 anni. Qui sono una cinquantina in tre categorie di età le atlete che sfidano la pista che non perdona, con le lame in simultanea, con precisione millimetrica e la naturalezza di una farfalla, una leggerezza allenata per anni. Le più grandi, le vedete in pista, sono sui pattini già da almeno 10 anni, un bagaglio fondamentale per ogni atleta che voglia ambire alla squadra. Gli elementi base del pattinaggio sincronizzato sono la ruota, il cerchio, la linea, l'intersezione, il blocco. Sono stati inseriti negli ultimi anni elementi sempre più complessi, anche elementi di coppia, ad esempio nel sincronizzato sono nuovi e cominciano a essere obbligatori anche degli elementi che di solito caratterizzano di più l'artistico, quindi anche si vedono negli ultimi anni sempre più salti e trottole anche nel pattinaggio sincronizzato. Ci alleniamo 4 volte a settimana e con un totale di più o meno 7 ore sul ghiaccio e 3-4 ore fuori. Abbiamo più o meno 1-2 ore di ghiaccio per volta, ma prima facciamo danza o ginnastica o preparazione atletica. Qual è la parte più difficile del pattinaggio sincronizzato? Magari la testa, le braccia o quella spinta è diversa e basta poco che magari anche solo una faccia un movimento un po' diverso dalle altre, si vede subito e si nota subito. Tecnica, abilità e precisione, ma è necessario anche rinforzare i muscoli di un certo feeling di squadra. Siamo comunque una squadra e quindi bisogna trovare il rapporto con la squadra. Se ci sono dei problemi bisogna sempre parlarne con tutti, lasciarli fuori dalla pista. Una pattinatrice sincronizzata deve avere un buon livello di pattinata base, quindi deve avere le stesse capacità di una pattinatrice di artistico, ma in più deve essere in grado di lavorare con altri 15 compagni di squadra, perché appunto si pattina in 16, deve essere in grado di sopportarle e deve avere anche una forza di volontà non indifferente. Una forza di volontà che le ha laureate vice campionesse italiane nella categoria junior ai campionati italiani del mese scorso. Una disciplina ai limiti del possibile, tutt'altro, è per molti, quasi per tutti. È divertente, comunque riesce a trasmettere molto e si fondono sia gli elementi tecnici che la parte artistica, quindi in qualche modo non è puramente tecnica, quindi non è pura e mera esecuzione.